che comunque mette in palio un trofeo che sarà assegnato al termine di questi 90 minuti. Vediamo una stretta di mano molto affettuosa fatta qualche secondo fa tra Lippi e Hodgson. Chissà quante volte si saranno sentiti nell'ultima parte della stagione scorsa, quando Hodgson fu chiamato a traghettare l'Inter verso una Coppa UEFA, una qualificazione poi non arrivata dopo lo spareggio col Bologna. In caso di parità, dicevamo, al termine dei 90 minuti calci di rigore, assegnazione della Coppa Winterthur. C'è Ronaldo nell'Inter, c'è anche Jugovic al primo vero test stagionale, una verifica importante per entrambi. Aldo Serena. Sì, sicuramente Ronaldo è indispensabile a quest'Inter per arrivare ai successi che mancano molto alla società neroazzurra. Anche Jugovic è un giocatore importantissimo fino ad ora, fermo ai box, ma che questa sera è compagno di reparto di Sousa, ma probabilmente sarà anche un grande concorrente di Sousa per la futura maglia da titolare. L'Inter si trova di fronte a un vecchio amico, Roy Hodgson, allenatore a due riprese dei nerazzurri, l'ultima alla fine della stagione scorsa. Ora dirige la squadra di punta del calcio svizzero, la Juventus di Svizzera, come viene chiamata questa squadra, il Grasshopper, 25 scudetti, tanti nomi illustri nella rosa. Sì, sicuramente giocatori importanti come Ekoko, Lovic. Questa sera è un test importante perché Lippi vuole che ci sia molta concentrazione. L'Inter quest'anno è fuori dal panorama europeo, ma queste sono partite che servono anche a mantenere il contatto con gli incontri internazionali. Sicuramente difficile la prova, e io penso che Lippi voglia anche delle conferme da giocatori che fino ad ora hanno giocato poco. In difesa c'è Colonese, Fresi e Domorò, che sono stati un po' trascurati forzatamente perché anche Panucci e Simic sono i titolari di questa squadra, ma Domorò era partito con grandi ambizioni e poi retrocesso al ruolo di riserva. Penso che questa sera debba cogliere questa occasione. Intanto abbiamo visto dalle nostre immagini tantissimi tifosi italiani che vengono da tutta la Svizzera, ma anche dalla vicina Germania. Veramente folta la rappresentanza nerazzurra, con una curva stracolma alla sinistra della nostra postazione. Tanti anche i tifosi del Grasshopper, e possiamo dire che c'è praticamente il tutto esaurito qui all'Artum di Zurigo. Dunque grande attesa per Grasshopper Inter. Si respira una tensione da incontri di Coppa, un pubblico che per metà è nero-azzurro, grande e folta la rappresentanza dei tifosi dell'Inter, probabilmente molti della Svizzera, ma come dicevi tu anche molti che arrivano dal Germania. Una partita dunque molto attesa. Ricordiamo che comunque il Grasshopper in Europa c'è, visto che partecipa alla Coppa UEFA, ha già superato un preliminare, il primo turno, eliminando prima gli irlandesi del Bray e poi i danesi dell'AB Copenaghen. Ora nel prossimo turno affronterà lo Slavia Praga. Grande attesa dunque, tantissimi tifosi. La serata non è freddissima, temperatura intorno ai 10 gradi. Oggi il tempo è stato molto bello a Zurigo. L'Inter è stata accolta da tanti tifosi all'aeroporto, ovviamente fotografi e telecamere tutti per Ronaldo. L'ingresso in campo delle squadre: Inter con la terza maglia, dunque la maglia gialla, mentre il Grasshopper, le cavallette di Zurigo, con la tradizionale maglia bianco e blu. Uno sguardo alle formazioni, con l'Inter che schiererà Peruzzi tra i pali, Colonese, Fresi e Tomorò a comporre il pacchetto a tre difensivo, a centrocampo Coeda, Bo, Paolo Sosa, Jugovic e Georgatos, in attacco la coppia Ronaldo-Zamorano. Vediamo anche la formazione del Grasshopper cercando di interpretare quello che potrebbe essere lo schieramento di Roy Hodgson. Sicuramente tra i pali, poi la difesa a 4 dovrebbe prevedere da destra verso sinistra Zanias, Odele, Smiljanic. A centrocampo sempre da destra verso sinistra Isabella, Tararache, Romeno, Sermeter e Feliciano Magro, il nazionale under 21 italiano, al centro di un caso che poi vi racconteremo durante la telecronaca. In attacco, attenzione, coppia gol ben assortita, quella formata da Ekoku, il nigeriano ex Norwich, ex Wimbledon, e Lövik, un attaccante norvegese dal gol facile. Sicuramente una squadra che rappresenta al meglio le idee di Hodgson, un 4-4-2 molto coperto, si sbilancia poco la squadra di Hodgson, ma cerca di andare a via della rete per vie soprattutto esterne, con cross per la testa di Ekoku. Vi avevamo preannunciato nel corso della presentazione una novità molto particolare per il settore arbitrale. Mentre in Italia stanno provando il doppio arbitro in Coppa Italia nel corso della partita tra Sampdoria e Bologna, vi diciamo che l'arbitro di questa partita si chiama Andreas Schluchter, e che uno dei due guardaline è sua moglie, incredibile, Veronica Schluchter. Dunque marito e moglie a dirigere questa partita, e poi ovviamente c'è anche l'altro guardaline, speriamo che non sia un altro parente, si chiama Martin Iseli.
tutto è pronto, ecco inquadrata la signora Veronica Schlupter, che seguirà da vicino oggi il marito Andreas Schlupter, arbitro di questo incontro. Immagino che non ti sia mai capitato una cosa del genere. No, è veramente una cosa curiosa, devo dire che assisterò con molta curiosità a questo aspetto. Tutto è pronto qui all'Arturm di Zurigo, grande attesa per Grasshopper Inter, lo sguardo sempre teso anche in occasioni particolari di amichevoli come questa di Marcello Lippi. Lippi che ha chiesto la massima concentrazione ai suoi uomini, subito un lancio in profondità per il Grasshopper dalle parti di Feliciano Magro, che non è riuscito a intervenire con le mani, Colonnese e poi Dabò. Ecco Colonnese, ricordiamo difesa a tre per l'Inter formata da Colonnese, Fresi e Tomorò. Georgatos, il lancio in profondità, riesce a spezzare la manovra il centrocampo della formazione di casa, ma il lancio in profondità di Reto Zanni non riesce a raggiungere Patrick Isabella. Sì, era partito subito Isabella, quando il Grasshopper è entrato in possesso di palla cerca sempre per vie esterne di arrivare sul fondo per crossare nel mezzo la squadra di Hodgson. L'Inter molto quadrata, compatta, sembra in tensione giusta. Classico 4-4-2 per Roy Hodgson, di ispirazione naturalmente inglese. Tararake ha servito Isabella, ecco l'ex giocatore del Neuchâtel Xamax che punta Georgatos, riesce a trovare il pertugio per il cross, palla in mezzo, il colpo di testa di Feliciano Magro a lato. Grande azione di Isabella, tunnel a Georgatos, il cross perfetto nel mezzo, Magro non si è coordinato bene, ha toccato in malo modo, non è riuscito a colpire bene la palla di testa, occasione importante soprattutto per l'iniziativa di Isabella. Abbiamo visto inquadrato Feliciano Magro al centro di un caso molto particolare, convocato in un paio di occasioni dalla nazionale Under 21 Svizzera, lui che ha doppia nazionalità, alla fine ha preferito accettare la convocazione di Marco Tardelli ed è andato in panchina, anzi in tribuna, è stato comunque convocato per la partita di venerdì scorso in Bielorussia, naturalmente della nazionale Under 21. Eccolo qui, Feliciano Magro non riesce a superare Fresi, che spedisce subito la palla lontano, ma è un buon avvio di partita per il Grasshopper che cerca di stringere i tempi. Tararake ha servito ancora Magro e poi il numero 16 Smiljanic schierato sulla sinistra. Dunque erano giuste le nostre previsioni, c'è fallo su Ekoku, calcio di punizione. E Ekoku gioca molto a sinistra, cerca di difendere il pallone, far alzare la squadra, un attaccante di stampo tipicamente inglese, non è molto veloce ma difende molto bene la palla. Mentre abbiamo visto inquadrato uno degli assenti di questa partita, Stéphane Chapuisat, da quest'anno in forza al Grasshopper, leggermente infortunato e tenuto precauzionalmente a riposo da Roy Hodgson. Ancora il Grasshopper che ha iniziato molto bene Isabella, l'intervento di Dabò a cercare di liberare, ma è tutto della metà campo interista il gioco, ma c'era una posizione di offside di Ekoku, dunque calcio di punizione già battuto dalla formazione nerazzurra oggi in maglia gialla. Georgatos cerca l'iniziativa personale, poi Zamorano perde il controllo della palla per poco, Georgatos non ne approfittava. Si riparte dunque da Smiljanic, il lancio in profondità per Lovic, cerca l'intesa con Ekoku, interviene di testa Tomorò e poi da Dabò a Fresi, cerca di mettere ordine all'idea dell'Inter. Sì, Dabò nel mezzo cerca sempre di fare da tre di union fra i tre difensori e l'attacco. Devo dire che Jugovic non ha ancora trovato bene il possesso di palla, ora è entrato in possesso di palla decentrato sulla sinistra, ma io penso che debba chiedere maggiormente il pallone, è da tanto che manca dai campi di gioco, ma lui che ha esperienza dovrebbe in questo momento della gara all'inizio cercare subito il pallone. Isabella, attenzione, molto forte sulla fascia destra questo ex giocatore nel Neuchâtel Xamax. Palla fuori, pubblicità per noi. Ciao caffè, ogni momento è buono. Quarto minuto di gioco, Feliciano Magro dalla bandierina per il Grasshopper, palla pericolosa in area, c'è il gol di Efan Ekoku. Sono alzate le torri sia Smiljanic che il numero 5 Hodel per andare a colpire di testa, ma è stato Ekoku, non molto attento alla difesa neroazzurra, si è lasciata sorprendere in malo modo, le marcature non sono state ferre, qui vediamo il replay. Ekoku è partito, nessun difensore, solo Dabò troppo tardi quando si è accorto che l'attaccante, che con grande scaltrezza è riuscito a mettere la palla in rete. Male, malissimo sul calcio d'angolo disegnato perfettamente da Feliciano Magro, il pacchetto difensivo nero-azzurro, colpo di testa di Ekoku che già diede grattacapi all'Inter quando affrontò la formazione nero-azzurra tanti anni fa con il Norwich, addirittura 6 anni fa in Coppa UEFA. Dunque 1-0 per il Grasshopper, quarto minuto,
Stefan Ekoku, il nigeriano, subito a segno. Attenzione a Ronaldo, prima palla buona per lui, ancora Ronaldo, il destro, e c'è la parata di Uber. È tornato Ronaldo con brillantezza, rapidità, non ha cercato la soluzione ravvicinata, poteva anche esplodere il suo scatto potente, ma invece ha cercato il tiro dal limite. Bella la parata di Uber, non molto angolato ma abbastanza potente il suo tiro. Primo calcio d'angolo per l'Inter e soprattutto prima occasione per l'Inter. Paolo Sosa a cercare di disegnare perfettamente il cross dalla bandierina, palla in mezzo, Domoreau cerca di staccare di testa, poi libera Odel per la difesa svizzera, pallone buono ancora per Coe. La parabola altissima, il colpo di testa di Lovic. Coe tiene vivo il pallone, ancora l'attacco nerazzurro con Paolo Sosa, cerca di evitare Smiljanić, palla in profondità per Zamorano, buona l'apertura per Coe che oggi gioca dalle parti di Moriello, il cross, Uber non riesce a far sua la palla, Jugovic, ancora pallone buono per l'Inter, Jorgatos in zona cross, parte il traversone dalle parti di Ronaldo, a fatica As. Si chiede il rigore Ronaldo, As ha toccato la palla con il braccio destro ma in maniera chiaramente involontaria. Bello il cross di Jorgatos, alti ritmi di gioco, palla dentro del giocatore greco che anche dalla tre quarti sa essere molto pericoloso col suo sinistro. Dunque reazione immediata dell'Inter, reazione immediata, siamo al sesto minuto di gioco, fari puntati su Ronaldo, Jorgatos pronto dalla bandierina, parte il pallone troppo basso, può liberare Lovic, ma ancora palla buona per l'Inter con Paolo Sosa in posizione arretrata, lancio in profondità, stacca di testa Zamorano, non riesce a trovare Fresi che si era sganciato addirittura vicino alla linea d'attacco, ora rientra l'ex difensore della Salernitana, può ripartire l'attacco, l'azione, la manovra con Feliciano Magro attaccato da Coe, lascia continuare l'arbitro, poi c'è il raddoppio di marcatura di Dabo e la palla messa fuori da Colonnese. Si recupera Fresi la posizione di difensore centrale, quando Fresi era andato in avanti era stato bravo Sosa a ricoprire quel ruolo giustamente. Tararake, il romeno, poi As, ha evitato Ronaldo, ancora As, Tararake, Smiljanić in posizione avanzata, ora lui, Coe, c'è fallo sul giocatore francese, calcio di punizione, noi ci fermiamo per 7 secondi. A calo non rinuncio mai. In farmacia. Riprendiamo la linea dall'Arturm di Zurigo per seguire la reazione dell'Inter dopo l'immediato vantaggio del Grasshopper. Quarto minuto, ricordiamo, gol di Efan Ekoku. Coe, Paolo Sosa è disponibile, riceve Colonnese. Non ha certo i ritmi di un amichevole questa gara, velocità enorme, grande rapidità, deve far girare il pallone da parte del Grasshopper, l'Inter tiene il possesso palla, non trova la profondità perché i due centrali, As e Ödel, si alzano alla tre quarti, quindi non dando profondità a Zamorano. Colpo di testa di Coe a cercare e trovare Zamorano, spalla alla porta, ancora Coe in posizione buona per il cross, cerca di scaricarlo con il sinistro, palla troppo bassa, esce la difesa del Grasshopper e Koku. Poi Sermeter, pallone che non arriva dalle parti di Isabella, dunque rimessa laterale per l'Inter. Grande intuizione quella di Sermeter, perché è un pallone difficile quello da domesticare. Sermeter al volo ha cercato di dare palla sull'esterno destro, non ha calibrato la forza ma l'idea era giusta. Jorgatos ha servito Fresi, si fa vedere Colonnese, preferisce l'avanzata Fresi mettendo in difficoltà Paolo Sosa. Palla persa da parte del portoghese anche per l'errato disimpegno del centrale difensivo nerazzurro Smiljanić. Il colpo di testa di Lovic che cerca l'intesa con Ekoku, Domoreau e Peruzzi. Si riparte da Jorgatos. Si cerca di macinare il gioco, ecco Jorgatos che cerca la palla lunga su Ronaldo, trovato benissimo. Ancora Ronaldo, l'uno contro uno di Ronaldo contro Odel, difensore nazionale svizzero. Ancora Ronaldo, cerca il numero e il pertugio per il cross, cross che gli viene ribattuto, palla in calcio d'angolo. È una buona Inter che si è svegliata per la gioia di Marcello Lippi, anche se non traspare, dopo il vantaggio del Grasshopper. Sì, si è svegliata purtroppo dopo quel grave errore di tutta la retroguardia nero-azzurra su una palla inattiva, palla ferma. Palla battuta velocemente, il cross di Paolo Sosa, il colpo di testa di Fresi e la parata di Uber. Bella la rotazione di Fresi che ha colpito fin troppo bene il pallone centrale, il colpo di testa del difensore nero-azzurro, se avesse inquadrato la porta in maniera laterale non ci sarebbe stato nulla da fare per il portiere Uber, che si è trovato il pallone fra le mani non sapendo neanche lui come mai. Da Zani a Isabella, attaccato da Jorgatos, cerca di superare il greco Isabella in uno dei match sicuramente
più vivi di questo inizio di partita. Rivediamo il colpo di testa di Fresi, colpo di testa centrale, facile, comoda la parata di Huber. Calcio di punizione, dunque fallo di Georgatos ai danni di Isabella, palla troppo alta per Ekoku, svetta di testa e decolla molto bene Fresi. Georgatos, di nuovo l'iniziativa del giocatore greco ex Olympiakos, cerca di intervenire e ci riesce in qualche modo Sermeter, poi perde palla il grasshopper. Ronaldo cerca di liberare la sua azione esplosiva, ancora Ronaldo, vede il piazzamento buono di Zamorano, per poco non pescato dalle parti di Huber. Difesa preoccupatissima quella del grasshopper su Ronaldo, tre giocatori si erano spostati a destra lasciando libero Zamorano. Se il pallone di Ronaldo fosse stato maggiormente calibrato, il giocatore numero 11 dell'Inter avrebbe trovato un'autostrada avanti a sé. Zamorano che comunque era in posizione di offside, dunque l'arbitro Schluchter ha decretato il calcio di punizione già battuto dalla formazione l'anno scorso seconda del campionato svizzero e sconfitta in finale da Losanna nella Coppa Nazionale. Georgatos in profondità, il lancio per Zamorano troppo lungo, palla fuori, pubblicità per noi. Undicesimo minuto di gioco all'Arturm di Zurigo, Haas si libera elegantemente di Zamorano, poi Smiljanic, Magro, subentra Lövik, ancora Smiljanic che gode di libertà sulla fascia sinistra, non riesce ad agganciare il pallone lo svizzero di origine croata e dunque rimessa laterale per l'Inter. Hanno qualche difficoltà a calibrare il pallone perché il terreno è viscido, scivoloso, la palla come tocca a terra parte molto velocemente. Colonnese con le mani, poi Coe pressato da Felix Magro. Fresi pesca molto bene Jugovic, fa ripuntate su di lui, naturalmente in cerca della forma migliore dopo i gravi infortuni che hanno condizionato la stagione scorsa all'Atletico Madrid. Ronaldo non riesce a intervenire, Odel molto puntuale nell'anticipo, poi attenzione Paolo Sosa, Coe è disponibile, riceve Colonnese. Fresi da Bo, attaccato da Ekoku, lo evita il francese, Georgatos, poi Jugovic, palla di prima per Ronaldo, il colpo di testa di Odel a liberare. Tararake, poi Smiljanic, Lövik, interviene molto bene Colonnese, Fresi, Dabo, cerca di uscire l'Inter e allora palla tutta a sinistra per Georgatos, parte il lancio in profondità, trova però Sermeter, Isabella, la sovrapposizione di Zanni, l'anticipo di Domoro su Ekoku, fasi confuse, Georgatos cerca di mettere ordine, Paolo Sosa, ottima questa triangolazione, c'è però l'anticipo di Haas su Ronaldo. Si rischia Georgatos di verticalizzare, l'unico che lo fa, l'Inter gioca per vie orizzontali, cerca le vie esterne, non trova i due attaccanti con facilità, è l'unico il numero 3 dell'Inter che cerca di giocare la palla a terra in avanti. Fa sentire il suo pressing l'Inter, poi perde il controllo della palla Ekoku, c'è fallo su di lui, calcio di punizione, attenzione a Efan Ekoku che ha già castigato l'Inter al quarto minuto con un colpo di testa, ricordiamo, sul calcio d'angolo battuto da Felix Magro. Smiljanic non va via, Coe, palla in profondità per Zamorano, buona opportunità per il giocatore cileno, Zamorano in mezzo e il pallone non raggiunge Ronaldo per l'intervento di Huber. Non si è accorto Zamorano del recupero di Haas che ha quasi intercettato palla, lo ha indotto a un cross brutto, non perfetto, per Ronaldo nel mezzo. E Zamorano, se avesse guardato subito, se si fosse accorto del giocatore svizzero, avrebbe aumentato secondo me l'azione. Ecco, qui ha perso e Haas va recuperato. Sale l'urlo Inter dei tantissimi tifosi nerazzurri accorsi all'Arturm di Zurigo. Inter chiamata a rimonta dopo il gol di Ekoku. Colpo di testa di Zamorano, Coe cerca il dialogo e lo trova con Paolo Sosa, il cross che è un tiro cross con Huber che non tocca, palla fuori, buona occasione per l'Inter, ci fermiamo per un attimo. Noi della Weber sappiamo fare una sola cosa, ma la facciamo benissimo. Weber, specialisti in Würstel. Quindicesimo minuto di gioco, Arturm di Zurigo, grasshopper 1, Inter 0, una partita godibile, Aldo. Sì, godibile per intensità, per ritmi ed anche per capacità tecnica, abbiamo visto ora una bella azione Coe e Sosa, si è inserito benissimo il giocatore portoghese e poi ha tirato da una posizione molto angolata, quasi sorpreso il portiere Huber, bella la sua conclusione.
Riparte Isabella, ancora un tunnel ai danni di Orgatos, poi Domoro anticipa e Koku da Bo. Colonnese, può ripartire l'Inter. Inter che ricordiamo in campionato ha la miglior difesa, avendo subito solo 2 gol in 5 partite, tra l'altro un autogol e un rigore. Lippi non avrà gradito il colpo di testa su palla inattiva di Ekoku, che ha segnato il vantaggio del Grasshopper. Zamorano, palla buona per Ronaldo e c'è offside, tira comunque il brasiliano. Giustissimo, giustissimo, offside di Ronaldo. Zamorano poteva anche andare da solo in avanti, aveva tutto lo spazio per farlo. In questo caso vediamo benissimo la posizione di Ronaldo, che era in fuorigioco. Il signor Andreas Schluchter si è fidato ciecamente della moglie Veronica Schluchter. Ricordiamo, arbitro Andreas Schluchter, sua moglie Veronica è il guardaline qui sotto la nostra postazione, quello che ha segnalato il fuorigioco qualche istante fa di Ronaldo. Eccola inquadrata, fallo fischiato nel mezzo a Fresi, a mio avviso fiscale l'arbitro in questo caso, non c'era a mio avviso gli estremi per un fallo. Soprattutto da Odel l'intervento di Jugovic, poi Orgatos affida il disimpegno a Domoro, ancora Jugovic. Gioca in punta di piede Jugovic, non è molto determinato, cerca il contatto col pallone non con molta grinta e determinazione. Tutti gli applausi per Ronaldo. Coe ha trovato Zamorano, si propone in sovrapposizione e riceve Colonnese un po' decentrato, vediamo se riesce a far partire il cross, no, trova Coe vicino al vertice, poi Paolo Sosa in mezzo, cercava l'inserimento di Ronaldo, mal calibrato però il pallone del portoghese. Molto organizzata la difesa del Grasshopper, qui vediamo il numero di Ronaldo, bel lavoro di Ronaldo con la suola e poi apertura sulla destra. È molto organizzata e equilibrata la squadra di Oxon con i due attaccanti dietro, le distanze fra i 4 centrocampisti e i 4 difensori sono sempre molto strette, quindi è difficoltà per l'Inter. 3-5-2 per l'Inter, 4-4-2 per Roy Hodgson e il suo Grasshopper. Dabo cerca dalla parte opposta Jugovic, di prima intenzione per Ronaldo che ha voglia di giocare, dunque questo è un buon segnale. Ronaldo però viene attaccato e commette fallo secondo Schluchter. Ci sono i fischi del pubblico italiano oggi. Sì, fischi, ci può stare comunque il fallo perché Ronaldo ha allargato il braccio sinistro e col gomito ha spinto il giocatore del Grasshopper. Coe intercetta molto bene la palla destinata a Smiljanic, chiede subito lo scambio con Paolo Sosa, detta il passaggio Jugovic in profondità per Ronaldo che cerca lo scatto. Ronaldo, non esce Uber, ancora Ronaldo, palla in mezzo e poi non riesce Zamorano. Ma c'è stato un fallo, c'è stato un fallo di Haas. Sono curioso di rivedere al rallenti cosa è successo a Zamorano a centro area. Vediamo l'allungo di Ronaldo. Uber pensa che il brasiliano non possa raggiungere il pallone, invece ci riesce in mezzo. No, forse togliamo il forse, non c'era calcio di rigore, malgrado le proteste di Zamorano. 18° minuto di gioco, comunque un'altra occasione per l'Inter che quando spinge sull'acceleratore crea molte difficoltà alla difesa di Roy Hodgson. D'altra parte la velocità di Ronaldo è incredibile, ha ritrovata il giocatore brasiliano, ha bruciato tutti e forse il suo passaggio nel mezzo ha trovato impreparato Zamorano, il numero 11 dell'Inter. Io penso non credesse molto in un assist, ma pensava probabilmente che a quel punto Ronaldo tentasse la conclusione personale. C'è una rimessa laterale in zona d'attacco per il Grasshopper, ecco Roy Hodgson che cerca di dettare le linee di condotta alla sua squadra, parla con il suo assistente. Roy Hodgson sente tantissimo questa partita, vuol fare bella figura davanti alla sua ex squadra. Palla per Sermeter, poi ancora Zanni in zona cross, parte il traversone, libera in qualche modo Fresi. Isabella cerca il dialogo con Sermeter, ancora Isabella, palla fuori, rimessa laterale, la vediamo tra 5 secondi. Solo per voi, Z-Line, il personal computer IBM. Indossatelo direttamente a casa vostra, il vostro futuro, telefonate. Ancora una rimessa laterale, sempre in zona d'attacco per il Grasshopper, c'è stato un tentativo di cross di Isabella fermato da Orgatos. Qualche difficoltà difensiva per Orgatos, Isabella è molto rapido, grande facilità di corsa per questo giocatore e buona tecnica. Di nuovo Ekoku mette in difficoltà sulle palle alte l'Inter, l'ultimo a toccare è stato Totò Fresi che si lamenta e chiede
l'intervento dell'arbitro forse ha spinto un po' l'attaccante nigeriano. Di nuovo attenzione dalla bandierina Feliciano Magro, nazionale under 21 azzurro, disegna molto bene la parabola e questa volta Smiglia inizia a decollare con l'uscita vana di Peruzzi, palla alta. Non sono attente le marcature dei neroazzurri, sembra anche che marchino a zona, non sono molto ferre e strette nel marcare. Abbiamo visto Smiglianic andare in avanti e solo Peruzzi alla fine lo ha toccato, forse anche no, è riuscito a sbagliare un gol. Smiglianic aveva fatto un terzo tempo perfetto, era proprio in alto, non aveva nessun avversario che lo ostacolasse. Palla in profondità per Ronaldo, cerca l'uno contro uno con Odel, ancora Ronaldo, l'ultimo a toccare Odel, calcio d'angolo per l'Inter, Ronaldo c'è. Abbiamo visto, certo, quando cambia passo è imprendibile, ha voglia di giocare, cerca l'esterno sinistro per poi convergere e con Zamorano integra benissimo una coppia, ma vedremo se domenica prossima Venezia Lippi ci riproporrà questa coppia o se Vieri recupererà. Ronaldo ha voglia di giocare, batte lui il calcio d'angolo a cercare Fresi, non trovato però, libera Zanni con la collaborazione di Ekoku, c'è il pressing di Paolo Sosa che va a pungere sul nigeriano, forse commette anche fallo, ma è subito il contrattacco del Grasshopper che finisce nel deserto dove c'è Colonnese a fare buona guardia. Colonnese con Coe che si era centrato benissimo nel mezzo in fase difensiva, Domorò con Fresi si erano appunto erano avanzati sui sviluppi del calcio d'angolo. Coe in profondità a cercare Zamorano, tocco di testa per Paolo Sosa che riesce in qualche modo a salvare la palla dall'uscita, però riparte il Grasshopper e Koku, giocatore sicuramente più pericoloso delle cavallette di Zurigo. Palla in profondità, buona l'idea per Magro, l'intervento di Colonnese. Dai tempi di gioco Ekoku non è velocissimo, però difende bene palla, fa salire la squadra, è un giocatore intelligente. Yorgatos non trova Paolo Sosa, Magro. As. Sermeter ancora As, Magro. È libero e riceve Smiljanic. Va ad attaccarlo Colonnese, ancora Smiljanic, si accentra, cerca il dialogo con Lövik, ancora il norvegese che sbaglia però a chiudere il triangolo, può ripartire tranquillamente l'Inter, anzi è Fresi che lascia uscire la palla. Bello lo sviluppo dell'azione del Grasshopper, l'Inter non ha sincronizzato bene il pressing e la squadra di Hodgson è uscita benissimo con palla a terra, con scambi veloci. Come abbiamo visto l'inquadratura di spalle di Marcello Lippi che ha detto che la casa Inter cresce bene ma il cantiere è sempre aperto per lui. Ed in effetti è così, c'è un progetto di gioco che oramai è in definizione, si vede benissimo la mano di questo allenatore, si vede che la squadra vuol giocare, tenta di giocare in una certa maniera, a volte lo fa, a volte no. Tararache, romeno ex Dinamo Bucarest, nazionale under 21, romeno Magro, il pallonetto delizioso a cercare Isabella, poi Tomorò che serve Lovic, l'uscita di Peruzzi e poi Isabella raddoppia. Incredibile disattenzione difensiva di Cyril Domoro per il raddoppio di Patrick Isabella. Peruzzi aveva quasi fatto il miracolo, in ritardo era uscito velocemente tentando, qui vediamo Domoro è andato in alto, è stato spinto da Isabella, il fallo ci poteva stare, Peruzzi aveva quasi fatto il miracolo, aveva toccato il pallone, poi ancora Isabella, molto rapido, veloce, il giocatore numero 11 a mettere dentro, ma io penso fosse viziato da un fallo dello stesso Isabella su Domoro che stava andando a colpire la palla di testa. Dunque 2-0 per il Grasshopper, si mette veramente male almeno per l'assegnazione di questa Winter Tour Cup. Inter chiamata alla rimonta, Inter che aveva risposto molto bene dopo il gol di Ekoku, adesso sono due gol da rimontare, Ronaldo non riesce ad agganciare il pallone, riparte un Grasshopper sicuramente galvanizzato dal raddoppio firmato da Patrick Isabella, giocatore molto esperto, un centrocampista, ripetiamo, arrivato quest'anno dal Neuchâtel Xamax che sta facendo molto bene nella Lega Nazionale A elvetica. Deve aumentare i ritmi di gioco l'Inter, deve cercare di verticalizzare immediatamente quando rientra in possesso di palla, altrimenti si aspetta quei secondi per cui il Grasshopper riesce a reintegrare bene la retroguardia con i quattro centrocampisti vicino ai difensori, poi diventa molto difficile. Partito il lancio lungo di Fresi, non è certo un buon segnale per l'Inter che dovrebbe cercare maggiormente la circolazione di palla, poi arriva l'intervento del signor Schluchter a decretare un calcio di punizione nella tre quarti difensiva del Grasshopper, già battuto da Paolo Sosa, ecco Jugovic da seguire con molta attenzione, la prestazione del serbo Yorgatos, il cross come sempre tagliato del giocatore greco, poi con la testa Dabo, Coe, dialogo in francese tra i due, Paolo Sosa cerca di spedire di prima dalle parti di Zamorano, Lövi
Schluck riparte per il Grasshopper, poi Colonnese lascia continuare Schluckter, Ronaldo non trova Jugovic, riparte il Grasshopper. Beh, ancora pallone buono per l'Inter, anzi c'è calcio di punizione per un fallo subito da Isabella. Isabella molto determinato questa sera, la sta mettendo in crisi la difesa nero-azzurra sul settore di sinistra, molto rapido, veloce, il giocatore elvetico, oltre ad aver fatto gol, ha messo in crisi Gorgatos. Calcio di punizione già battuto da Odel, poi Ekoku, non c'è fallo su di lui, può ripartire Dabo, palla bassa per Ronaldo, lì vicino c'è Paolo Sosa, si propone ancora il brasiliano, in mezzo c'è Zamorano, ancora Ronaldo, l'uno contro uno con Odel, può vincerlo Ronaldo. Ronaldo che cerca di mettere in mezzo e conquista un altro calcio d'angolo, lo vediamo tra 5 secondi. Il vero rum di Cuba è Havana Club, l'alma di Cuba. Venticinquesimo minuto di gioco, un altro calcio d'angolo per l'Inter, dalla bandierina c'è cioè il greco Georgatos, si schierano tutte le torri nerazzurra in area, palla in mezzo, cerca di svettare Zamorano ma viene anticipato da Odel, tiene vivo il pallone per l'Inter Coe che pesca ancora Georgatos vicino al limite, parte il traversone del giocatore greco, poi Ljubic cerca di confezionare un disimpegno, non ci riesce, Jugovic, palla vicino al limite, Coe fermato e c'è un calcio di punizione per l'Inter. Gamba tesa di Ascar, è entrato in scivolata e giusta la punizione in da questa posizione, probabilmente potrebbe calciare Jugovic ma anche Ronaldo è sul pallone, prende proprio possesso della sfera. Calcio di punizione dunque per l'Inter quando i minuti di gioco sono 26, un po' più tesa l'espressione di Marcello Lippi, ricordiamo dopo una recente amichevole col Meda criticò l'atteggiamento piuttosto negativo della sua squadra contro una formazione di dilettanti, oggi un minimo di reazione c'è stata dopo il vantaggio del Grasshopper ma per il momento l'Inter soccombe e addirittura di due gol, Ronaldo sul pallone, vicino a lui Paolo Sosa e Orgatos, più dietro ci sono Coeda, Boh, vediamo cosa succede, Ronaldo, muro. Paolo Sosa in zona cross, poi subisce fallo secondo noi, ma fa continuare l'arbitro, allora può ripartire il Grasshopper, ma c'è l'intervento di Colonnese, palla fuori, rimessa laterale per Felix Magro che lascia l'incombenza a Smiljanić. Tutto il giochetto sulla punizione era atto a far saltare la barriera, Ronaldo ha tentato di far passare il pallone sotto la barriera, non c'è riuscito. Intercetta il pallone Paolo Sosa, subito la palla in mezzo per Ronaldo, occasione buona per il brasiliano, Ronaldo! E para Uber. Ha provato con il sinistro, un fendente raso terra facile per il portiere Uber che si era alzato benissimo. Ronaldo a volte cerca la penetrazione, non è ancora convintissimo, avrebbe potuto farlo, facile per il numero uno. Colpo di testa di Ljubic, palla buona per Ekoku e questa volta Domoro c'è. Partita bella, capovolgimenti di fronte molto veloci, l'Inter soccombe per 2-0 ma è una squadra viva, quella nerazzurra che cerca di andare in rete soprattutto con la velocità di Ronaldo. Ancora Inter in avanti, Jugovic, Georgatos. Il tocco breve per Dabo che ha qualche difficoltà naturalmente a gestire il controllo della palla. In aiuto Domoro. In profondità per Georgatos, anticipato da Odel, che poi spedisce la palla lontano. L'ultimo tocco è di Ljubic, palla fuori, rimessa laterale per l'Inter. Lippi ha qualcosa da dire ai suoi. Forse vuole più aggressività, ha chiesto mi è sembrato di capire ai tre difensori di anticipare maggiormente, di seguire nel pressing i centrocampisti. L'intervento di Smiljanić molto puntuale, Magro e Ekoku, sbaglia il tocco per Smiljanić, a buon gioco dunque Fresi, è rimasto a terra Magro e allora Fresi mette la palla fuori e noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Pesterelli, Tick the Time. Si è rialzato Feliciano Felix Magro, origini italiane, ricordiamo, under 21 azzurro, Felix Magro, 20 anni, nato a Zurigo, madre di Lucerna, padre di Capo d'Orlando, il suo sogno è giocare in Italia e ci sembra molto bravo questo giocatore, di soli 20 anni, ricordiamo. Riparte l'Inter con Fresi. Si allargano i tre difensori nerazzurri, molto decentrato Colonnese, palla in profondità a cercare Coe, Smiljanić, Fresi rispedisce avanti, Zamorano, colpetto per Coe, Paolo Sosa, Dabo, disponibile riceve Georgatos,
Palla in profondità per il colpo di testa di Ronaldo e poi esce Huber ad anticipare l'ingresso nei 16 metri e mezzo di Paolo Sousa. Non è certo la sua specialità il colpo di testa di Ronaldo, ha tentato però di spizzar palla per Sousa che si era inserito bene. Jugovic gioca troppo decentrato sulla sinistra, gioca con circospezione e gioca con timore, non è ancora, secondo me non si sente benissimo. Errore di Sermeter, palla in profondità di Jugovic per Zamorano, non ha trovato Ronaldo, ha liberato Odel, colpo di testa di Colonnese, poi Paolo Sousa, sempre con la testa, Dabò cerca di mettere ordine, Ronaldo. Niente da fare, non c'è Paolo Sousa, allora ass per Lovic. Si fa vedere Isabella, su di lui Jugovic e Domorò. Lovic, difesa nerazzurra un po' scoperta, va Fresi a chiudere, in mezzo c'è solo Colonnese, arriva in suo aiuto anche Coe, e poi sbaglia tutto il grasshopper. Buon per l'Inter che riparte grazie a Jugovic, poi Paolo Sousa pasticcia la formazione nerazzurra che rischia grosso in questo disimpegno, poi Isabella mette un po' di ordine, l'avanzata di Zanni attaccato da Jugovic, evitato Isabella, calcio di punizione per il grasshopper. Si fallo questo di Jugovic, secondo me determinato dagli errori precedenti da difesa nerazzurra, non molto rapida nel far girare palla, a circa 6-7 metri dall'area di rigore i difensori dell'Inter non dovrebbero cercare i giochi di fino ma cercare il giocatore compagno più avanzato e liberarsi in fretta del pallone. Calcio di punizione già battuto da Reto, Zanni, poi Sermeter, ancora Zanni, giocatore di soli 19 anni che Hodgson può schierare sia a destra che a sinistra, sempre comunque come laterale del pacchetto difensivo a sua disposizione. Attenzione perché è Cocu, lasciato incredibilmente solo, e qualche colpa qui anche Peruzzi. Anche Peruzzi, il cross era lento, non era molto veloce, palla lenta sul secondo palo nell'area piccola, Peruzzi non ha accennato all'uscita ma quella era una palla sua. Qualche disattenzione anche da parte di Angelo Peruzzi, che devo dire è stato inappuntabile fino a questa amichevole. Di testa di Ekoku e palla contro la traversa, dunque grasso per vicinissimo al 3-0 al 32esimo. Seguiamo ancora questa avanzata delle cavallette e c'è un nuovo calcio di punizione in zona pericolosa e forse anche il primo cartellino giallo esposto dall'arbitro Schluchter. Sì. In ritardo l'intervento di Colonnese. Brutto fallo ai danni Tararate. Dunque calcio di punizione per il grasshopper, un po' in affanno la difesa nerazzurra, ricordiamo che non è la difesa titolare, Blanc e Simic sono rimasti da piano gentile, Panucci è seduto in panchina e ci ha assicurato prima dell'incontro che giocherà il secondo tempo. Rivediamo qui Peruzzi che non esce, forse confidava nell'intervento di Coe, che non è un grande colpitore di testa, però quella era una palla per il portiere. No, era una palla sua soprattutto perché il pallone era molto lento da circa 25-30 metri nell'area piccola, era un pallone suo. Hodgson pensieroso, si sta prendendo una bella rivincita, ricordiamo Hodgson allenatore a due riprese dell'Inter. Dal novembre 95 alla primavera 97, nelle ultime quattro giornate dell'anno scorso, più lo sfortunato pareggio dell'UEFA, inquadratura per un Cyril Domorò che ci sembra anche leggermente affannato. Calcio di punizione al 33esimo minuto di gioco per il grasshopper. Vediamo un po' chi c'è sulla palla, c'è sicuramente il numero 5 Odel, c'è con lui Tararake, poi Smiljanic, vediamo se toccherà a Odel o a Tararake. Uno col destro, l'altro col sinistro, parte il sinistro di Tararake e Peruzzi stavolta chiude il palo. Sì, tenuto bene la posizione Peruzzi, non era facile perché oltre ai suoi compagni in barriera c'erano anche due giocatori del grasshopper, non vedeva il pallone Peruzzi. Riparte l'Inter con Domorò, Georgatos. L'intervento di Sermeter, poi Lovic va via molto bene a Georgatos, la sovrapposizione ancora di Isabella, l'intervento risolutore in spaccata di Domorò, rimessa in zona d'attacco per il grasshopper che sta giocando molto bene. Si fa girare palla bene la squadra di Hodgson e soprattutto in fase difensiva è molto equilibrata, distanze sempre molto strette fra i quattro centrocampisti e i quattro difensori che salgono molto, non danno profondità all'Inter se non con la super velocità di Ronaldo, l'Inter è riuscita a trovare la profondità. Fallo di Paolo Sousa su Sermeter, calcio di punizione affidato alla battuta di Zanni, parte il traversone verso l'area e poi ancora Ekoku, questa volta anticipato da Colonnese. Calcio d'angolo lo vediamo tra 7 secondi. Caffè Saicaf, passione per il caffè. Partita
Partita molto viva all'Arturm di Zurigo, Grasshopper 2, Inter 0, 34esimo minuto, la battuta di Sermeter, palla pericolosa ancora in area, non riesce ad intervenire questa volta Odel, che si era proiettato in avanti, il gigantesco Odel, alto più di 1,90 m, poi riparte l'Inter con Georgatos, questa volta a destra, Coe. La palla in profondità di Paolo Sosa, cercava Coe, poi ci prova Colonnese. Questa volta il pallone arriva dalle parti del francese. Ronaldo vicino al limite, Jugovic, palla buona per lui, rete! Vladimir Jugovic. Ottima l'azione dell'Inter e soprattutto il pallone dato a tempo perfetto di Ronaldo, che ha visto inserirsi Jugovic. Fino ad ora il giocatore serbo non era entrato, ecco, gli rivediamo, palla perfetta, domesticata da Ronaldo, intervento del difensore numero 2, As, errato, e Jugovic non ha perdonato. Grande in zona gol, il giocatore serbo fino ad ora però un po' in ombra. Dunque un giusto premio per Vladimir Jugovic, 30 anni, reduce, ricordiamo, da due brutti infortuni l'anno scorso a dicembre, strappo al quadricipite della coscia destra, a marzo ai flessori della coscia sinistra, ha avuto anche una ricaduta a giugno, si sta riprendendo, ha giocato 90 minuti con squadre di dilettanti, questo è il primo test importante bagnato da un gol, a suo modo importante. Naturalmente un gol fa morale, il gol aiuta non solo gli attaccanti, Jugovic ne ha sempre fatti di gol perché è un giocatore che è in possesso di un grande tiro dal limite, ma anche un giocatore intelligente che si sa inserire molto bene. Abbiamo visto ancora inquadrata la signora Schlüter, per gli amici che si fossero sintonizzati da qualche istante su Rete 4, ricordiamo che è la moglie dell'arbitro e fa il guardalinea. C'è un cambio tra i pali, entra Philipp Walker, il portiere di riserva, ed esce Stefan Huber piuttosto acciaccato. E sto osservando anche Jugovic che sta facendo operazioni di stretching ai flessori, non vorrei che il giocatore avesse sentito qualcosa proprio in occasione del gol. Qualche problema muscolare per Stefan Huber, arrivato quest'anno dal Basilea, entra Philipp Walker, il portiere di riserva, l'anno scorso era titolare nel Grasshopper. Siamo al 37esimo minuto di gioco, dunque partita riaperta da Jugovic. Inter che cerca di risalire la china, con le mani Smiljanic, l'anticipo di Colonnese su Ekoku, la lotta tra i due, vince Ciccio Colonnese, poi Sosa, per poco non pescava, in posizione molto buona Zamorano, riparte Isabella, chiede la collaborazione, la ottiene di Zanni. In profondità per Lovic, dovrebbe avere la meglio Domorò, in suo aiuto arriva Fresi. Qualche problema per Domorò? Sì. Incerto in questa fase, Domorò non sapeva se dar pallone indietro a Peruzzi o metter palla in fallo laterale, per non sapere leggere né scrivere è arrivato Fresi che ha intercettato il pallone e poi ha giocato palla. Riparte Fresi, Zamorano, sono spazi a disposizione per l'Inter, ma As anticipa Ronaldo, poi il pressing cerca di pungere Zamorano, con lui anche Paolo Sosa. Buona Inter in questi ultimi 8 minuti del primo tempo, Inter che cerca il pareggio, Sermeter, palla in profondità per Lovic, ancora la meglio Domorò che conquista un calcio di punizione per il fallo dell'attaccante norvegese, già battuto da Boe, disponibile, riceve Coe, lì vicino Colonnese. Fresi, parte il lancio in profondità, Coelho intercetta, Paolo Sosa cerca il dialogo di prima con Zamorano, gioca bene l'Inter, ancora Zamorano, Paolo Sosa, Ronaldo addomestica molto bene la palla e impegna severamente Walker. Grande, grande il movimento di Ronaldo che ha stoppato il pallone portandoselo già in posizione di tiro prima che la palla toccasse terra, ecco esplode il suo destro, calibrato, non potente, e bella la parata di Walker che era anche avanzato, quindi in controtempo. È una partita molto bella, già battuto il calcio d'angolo di Paolo Sosa e poi il colpo di testa di Jugovic con la palla sotto la traversa, di nuovo dalla bandierina all'Inter che cerca di stringere i tempi in questa fase finale del primo tempo. Ronaldo molto tonico, già si era visto in occasione dell'amichevole di sabato contro l'Olanda ad Amsterdam, cerca di decollare Zamorano, non ci arriva anche Fresi, parte il missile di Georgatos e Walker che ha subito il suo da fare. Sì. Bravissimo Georgatos, ma altrettanto bravo Walker, la palla aveva toccato terra,
due o tre metri prima del portiere svizzero e si è coordinato bene, ha bloccato anche il pallone con grande facilità. Fioccano le occasioni in questo primo tempo veramente divertente. C'è un calcio di punizione a favore dell'Inter, i tifosi nerazzurri, ricordiamo, arrivano da tutta la Svizzera ma anche dalla Germania, hanno applaudito questo numero di Ronaldo con la parata di Walker che ha messo in calcio d'angolo. Di nuovo in profondità per Ronaldo, l'anticipo di Odel, poi Smiljanic cerca di liberare la propria tre quarti e qui c'è Domro che sormonta Lovic, fa finta di non vedere l'arbitro, l'intervento di Zanni, Isabella, Zanni si intendono molto bene sulla destra i due e poi c'è l'attacco di Orgatos, 3 contro 3, ancora Jorgatos, palla bassa in mezzo, può approfittarne Ronaldo. Ha cercato Jorgatos nel mezzo Zamorano aveva tagliato molto bene, era nella posizione del dischetto del rigore ma c'era Ronaldo nel mezzo da solo, Jorgatos non lo ha visto, ha cercato di dare palla a Zamorano e secondo me ha sbagliato in questa occasione. Ha perso palla Jorgatos, poi c'è l'intervento di Jugovic, rimessa laterale conquistata da Lovic. Tiriamo un po' il fiato dopo 5 minuti veramente bollenti con l'Inter che è andata vicinissima al pareggio. Ricordiamo 2-1 per il Grasshopper quando siamo entrati ormai nel 40esimo minuto di gioco. Cerca di scaldarsi Walker con un po' di stretching. Walker che è stato subito chiamato a due interventi decisivi. Bravo, non è facile entrare a freddo in partite come queste che sono di alti ritmi e effettuare subito due parate di altissimo livello. Zanni con la testa, Isabella in profondità, cerca di arrivarci Lovic che approfitta di qualche imbarazzo difensivo di Domoro che riesce questa volta in qualche modo a liberare. L'attacco di Sermeter su Paolo Sosa, Inter che deve uscire da quella zona di gioco e allora Jorgatos intelligentemente pesca dalla parte opposta, sicuramente più libera Benoit Coé. In assenza di Moriero, Coé viene schierato come quinto di destra a centrocampo. L'aggancio molto elegante di Jugovic, palla in mezzo per Ronaldo che ci arriva ancora una volta di testa, palla che però finisce dalle parti di Walker. Ed è piacevole vedere Ronaldo che va a cercare la palla di testa anche vicino a un avversario, cercando anche il contatto, vuol dire che sta bene, vuol dire che è tornato in condizione e non ha paura. Colpo di testa di Jorgatos dopo quello di Lovic, palla buona per Isabella, attaccato ancora dal greco che è tenuto precauzionalmente a riposo dalla sua nazionale, ha saltato l'impegno contro la Slovenia di sabato e dunque tranquillamente a disposizione di Marcello Lippi per questa amichevole che ricordiamo mette in palio la Winterthur Cup per il momento, ma per il momento ripetiamo, nelle mani del Grasshopper. Può staccare di testa Fresi, c'è fallo su di lui di Ekoku, segnalazione del guardaline di un fuorigioco ma lascia continuare giustamente Schluchter perché la palla è tra i piedi dei giocatori nerazzurri almeno fino a qualche secondo fa, poi Ekoku che era nel deserto della tre quarti nerazzurra in posizione di offside. Non dovrebbe cercare Fresi di giocare palla vicino a sé quando esce con il pallone, se il pallone viene intercettato quando il libero come lui in questo caso è fuori posizione diventa difficile per i due compagni di reparto Domoro e Colonnese a intercettare il pallone. Attenzione a Tararake, palla in mezzo per Ekoku, troppo lunga per il nigeriano, per fortuna dell'Inter, ma Ekoku pesca Isabella, lasciato colpevolmente solo, poi Fresi, comodo per Peruzzi. Facile per Isabella andare al cross, fortunatamente per l'Inter nessun giocatore del Grasshopper era in area di rigore. Cerca di staccare Zamorano, buono l'intervento su di lui di Haas, Ronaldo non può battere sulle palle alte Odel, naturalmente Zanni, in profondità per Ekoku. Con la testa Domoro e Jorgatos. Dabo e ancora Domoro. Chiamato in causa Peruzzi. Colonnese. Non chiama il pallone nel mezzo Dabo, non è molto volitivo questa sera il giocatore francese, ecco che interviene ma dovrebbe essere più al centro dell'azione. Ronaldo in dribbling, ancora Ronaldo, cerca il tiro da lontano e va a chiudere sul palo alla sua destra Walker. Un po' velitaria la conclusione secondo me da quella distanza, ha provato Ronaldo ma ha calciato in maniera debole e troppo centrale. Ci auguriamo che Marcello Lippi non ci tolga lo spettacolo Ronaldo nel secondo tempo, vediamo che comunque il fenomeno brasiliano ha ancora benzina nel suo motore, dunque potrebbe dare ancora tanto spettacolo nel corso della seconda frazione.
soprattutto tenendo in considerazione che l'Inter deve rimontare un minimo svantaggio. Eccolo qui Ronaldo, ancora Ronaldo, va via Oder, Ronaldo, c'è l'anticipo provvidenziale di Zanni in scivolata. Gran diagonale di Zanni, opportuna per Hodgson, altrimenti Ronaldo con il suo passo doppio era riuscito a trovare lo spazio per andare al tiro. Dopo Zamorano, Paolo Sosa, ancora Ronaldo, cerca l'uno contro uno, si allunga la palla a Zamorano che poi evita, Valker e mette in rete! Ivan e il terribile Zamorano, 2-2! Da dividere questo gol con Ronaldo, è stato bravissimo Zamorano, molto freddo sotto porta, ha fintato il tiro, ha dribblato Valker, ma grande palla lì è stata data da Ronaldo. Ronaldo altruista questa sera, forse fin troppo, un Ronaldo in grande condizione. Rimette in ordine le cose l'Inter, dunque risultato sul 2-2 proprio nell'ultimo minuto del primo tempo, il pareggio di Zamorano, mi sembrava che si fosse allungato leggermente la palla, poi è riuscito ad arpionarla giusto per evitare l'intervento in uscita di Valker e depositare poi la sfera in rete per il gol del 2-2. Dunque rimonta confezionata, missione compiuta degli uomini di Marcello Lippi, adesso seguiamo questa partita che diventa via via sempre più interessante. Jorgatos, Dabu, è disponibile, riceve Coe, va in sovrapposizione Colonnese, palla difficile per lui, c'è l'intervento in scivolata di Magro, rimessa battuta velocemente da Colonnese, Coe, ancora Coe, cerca l'avventura, ottiene un calcio di punizione per il fallo ricevuto da Lovic. Dabu pesca molto bene libero sulla sinistra Jugovic. Jorgatos va via in dribbling, Isabella si prende una piccola rivincita, Jorgatos, palla bassa, assa, anticipa Zamorano. L'Inter gioca con un regista esterno che è Jorgatos, che gioca molto la palla, forse è il giocatore che ha toccato più palloni in questo primo tempo, e cerca Ronaldo. Questi due giocatori sono fino ad ora secondo me i migliori. Superato da 20 secondi il termine del primo tempo, il 45esimo minuto, Valker sbaglia tutto, rimessa laterale in zona d'attacco per l'Inter, vedremo se ci sarà tempo per batterla, già battuta velocemente, il cross che parte in mezzo e poi Ronaldo qui dimostra tutti i suoi limiti sulle palle alte. Non è uno specialista, ha provato a strisciare il pallone come si suol dire in gergo per portarlo sul secondo palo, non ci è riuscito, comunque per ben tre volte questa sera Ronaldo ha toccato il pallone di testa ed è un'impresa, è difficile vedere toccare tre volte in un tempo il pallone di testa Ronaldo. Filip Valker alla battuta, ricordiamo che il secondo portiere è entrato al 36esimo minuto per sostituire Uber, vittima di un infortunio muscolare. Jorgatos, Dabo, ultimi tentativi per l'Inter, addirittura di passare in vantaggio, palla buona per Zamorano, ma c'è il fuorigioco segnalato dalla moglie dell'arbitro. Ho qualche dubbio, perché Zamorano è partito quasi in linea con Haas e resta il dubbio. Attenzione a Ronaldo, ancora Ronaldo, c'è libero Zamorano, ma cerca l'azione personale, Ronaldo impegna Uber, ma Zamorano era da solo. Questa volta egoista Ronaldo, voleva cercare gloria da solo dopo aver fatto due grandi assist, bel numero di sinistro, bella anche la conclusione, Valker è stato bravo a rimanere in piedi fino alla fine, ma Zamorano era in mezzo da solo e sicuramente avrebbe fatto gol se il brasiliano gli avesse passato il pallone. Ultima opportunità per l'Inter, attenzione a Jorgatos perché ha spazio per ragionare, c'è anche tempo, parte il traversone a cercare Fresi che rimette in mezzo, cercava il ponte con Zamorano e c'è la fine di questo primo tempo molto divertente e qui ci sono 30.000 spettatori che applaudono per il numero altissimo di occasioni, mentre rivediamo questo colpo di testa di Fresi che cercava di rimettere la palla in mezzo. Ha fatto il massimo, ha fatto il massimo Fresi, di più non poteva fare. Onore a Grasshopper, onore all'Inter per questo primo tempo molto divertente che termina sul 2-2, gol di Ekoku e Isabella da una parte, di Jugovic e Zamorano dalla parte opposta. Ci risentiamo tra qualche minuto per i commenti dopo la prima frazione di gioco. Linea alla regia. Meno di gioco e poi dovrebbe esserci anche Obiorà, James Obiorà, non vediamo sicuramente Ekoku e tra poco vi diremo anche al posto di chi è entrato l'israeliano Tikva. Entriamo in cronaca diretta, primo minuto di gioco, 2-2 tra Grasshopper e Inter con Domorò, West, Fresi. Da questa prima azione la difesa a tre dell'Inter dovrebbe prevedere West centrale con Fresi alla sua destra e Domorò a sinistra, però
stiamo a vedere. Attenzione a Zamorano, palla buona, l'ha servito Ronaldo e Zamorano qui si addormenta e viene rimontato da Smiljanić. Smiljanić è stato bravo a chiudere in diagonale, ma ancora una volta Zamorano non si è accorto di un avversario alle spalle. Anche nel primo tempo era successo. Ronaldo, come da consuetudine quest'oggi, è un assist man, ancora un assist per il compagno. Un altro assist importante di Ronaldo per Zamorano, subito l'occasione per l'Inter. Ricordiamo nel primo tempo 4 gol, 2 per parte, una traversa di Ekoku che ha messo spesso in difficoltà la difesa nerazzurra, tantissime occasioni, molte delle quali firmate da un Ronaldo apparso veramente tonico. Ed era fortuita prima la posizione di Fresi, molto largo sulla destra, esatto. È tornato in mezzo a Domoreau e a West. Palla in profondità per Zamorano che secondo noi e anche secondo l'arbitro commette fallo suo, del dunque calcio di punizione per il Grasshopper. Un'occasione dell'Inter che vuole far suo questo torneo Winter Tour, un Inter che ha giocato su buoni ritmi la prima fase di questa gara. In fase difensiva però qualche incertezza c'è stata e anche grossolana, soprattutto su quel calcio piazzato. Seguiamo Smiljanić. Ecco l'israeliano Tikva che tocca il primo pallone di questo secondo tempo. Poi ancora una rimessa laterale a favore del giocatore svizzero di origine croata Smiljanić. Con le mani lui al terzo minuto di gioco, 2-2 tra Grasshopper e Inter. La palla in profondità di Lovic, c'è la posizione di offside di Tikva. No, dubbio perché Tifica era in linea con Fresi, si è alzato il numero 5 dell'Inter, ma non c'è replay, quindi non possiamo darvi con certezza. Diamo fiducia alla signora Veronica Schluchter, ricordiamo la moglie dell'arbitro, uno dei due guardaline di questa partita. Il colpo di testa di Smiljanić, poi ass, ma riesce a toccare Paolo Sosa per Zamorano, rete! Ivan Zamorano. Giustizia alla difesa del Grasshopper, veramente imbarazzante, e al quarto minuto del secondo tempo c'è il gol del vantaggio interista, 3-2. Grande palla di Sosa che ha dato di esterno destro di prima intenzione, e la cosa migliore di Zamorano è stato lo stop di sinistro perfetto, si è portato il pallone sul destro caricando elasticamente la gamba destra e poi ha freddato il portiere Walker. Grande comunque la palla datagli da Sosa di esterno destro col contagiri. Dunque 3-2 per l'Inter, da 0-2 a 3-2, una reazione veemente quella della formazione nerazzurra, gol di Jugovic e doppietta di Zamorano che vede la porta quest'anno. No, vede la porta, si fa trovare sempre nel mezzo pronto, e non solamente sui colpi di testa ma anche sulle chiusure, palla a terra. La lotta tra Taribo West e Obiorà, una particolarità, sono entrambi nigeriani, dunque nigeriani a confronto in questa fase di gioco. Poi West spedisce il pallone lontano dalle parti di Paolo Sosa, intelligentemente di prima intenzione per Dabò che sbaglia il passaggio per Zamorano. Zanni, Isabella, colpo di tacco. Poi Jugovic che evita molto bene Lovic, ci sono spazi a disposizione per l'Inter. Paolo Sosa in profondità, sbaglia tutto per Ronaldo. Smiljanić, Obiorà va a chiudere da voi, in seconda battuta Paolo Sosa, poi il dialogo con Magro, molto lezioso il nazionale under 21 italiano. Georgatos, colpo di testa di Ass a frustrare il possibile intervento di Ronaldo. Zamorano subito di prima intenzione con molta velocità per Dabò. Ronaldo si fa vedere, si mette in luce Zamorano, cerca il dialogo, Ronaldo non supera il muro di Odel, ma c'è molta intesa tra Zamorano e Ronaldo. Si muovono con sincronismi perfetti i due attaccanti, si cercano palla a terra molto veloci nel ridare il pallone sia Ronaldo che Zamorano. Georgatos ha sempre voglia di giocare l'Inter, non riesce la triangolazione con Paolo Sosa per l'errore del portoghese, poi palla lontanissimo, fuori, pubblicità per noi. Italy per sempre. Un gravissimo errore in area di Ass, non dell'inquadrato Odel, e rimessa laterale in zona d'attacco per l'Inter al sesto minuto di gioco. Grasshopper un po' in difficoltà in questo avvio della seconda frazione. Sì, in imbarazzo la difesa del Grasshopper, non molto attenta e soprattutto sembra non avere la brillantezza del primo tempo. Tikva di tacco, Obiorà va via in velocità da Bo e poi anche a West, e allora il terzo intervento è quello buono di Totò Fresi. Rimessa laterale in zona d'attacco per l'israeliano Tikva. Felix Magro,
ancora Tikva, vince un paio di rimpalli, Tikva si avvicina minacciosa all'area, dalla parte opposta c'è libero Isabella e per fortuna Tikva sbaglia l'assist in profondità. Intenzione giusta quella di Tivka, ma ha dosato male il pallone, bravo Ferron a recuperare, attento, leggermente fuori dai pali come doveva essere. Ecco Jugovic, autore del primo gol di questa rimonta nerazzurra, perfezionata qualche istante fa con il sorpasso di Zamorano. Ronaldo, molto deciso, cerca di salvare il pallone dall'uscita. Ronaldo da tutto, complimenti veramente al fenomeno brasiliano. Sì, è determinato, forse adesso cerca troppo il personalismo, però lo spettacolo vuole anche questo. A mio avviso potrebbe anche trovare il gol giocando maggiormente il pallone con gli altri, e più che è una serata per lui e quindi deve realizzare anche lui. E qui ci sono almeno 10.000 spettatori italiani che urlano Ronaldo, Ronaldo. Dunque sono molto contenti di rivedere il giocatore brasiliano quasi quasi ai livelli di due anni fa. Dabo, West, cerca di conquistare la fiducia di Marcello Lippi, Taribo West, As, ed ecco Walker, con il sinistro, palla dalle parti di Jugovic, Zamorano, ancora Zamorano, cerca e non trova Ronaldo, Odel libera, con calma, riceve gli applausi del pubblico, poi Isabella, e Sermeter in profondità per Lovic, nasconde molto bene la palla, Domorò, palla fuori, pubblicità, dentro. Caffè Saicaf, passione per il caffè. Grasshopper in attacco, siamo tornati in cronaca diretta, ma estirpa il pallone dai piedi di Lovic. Davo, e poi siamo già sulla sinistra con Iorgatos, parte il traversone in mezzo a cercare Zamorano, Bucas, non approfitta Zamorano, rimette in mezzo con il controcross sbagliato Coe. E non occorre andare sul fondo quando si ha Iorgatos, perché abbiamo visto con quale pericolosità sappia crossare dalla tre quarti, un pallone incredibile, forse Zamorano non ha creduto nei suoi mezzi, era vicino, avrebbe potuto fare il suo terzo gol personale. Taribo West, che ieri sera ha giocato all'Old Trafford, una partita particolare nella formazione del resto del mondo contro il Manchester United per una festa dedicata ad Alex Ferguson, 30 anni di calcio per il manager dei Red Devils, una festa alla quale hanno partecipato grandi giocatori come Eric Cantona, come George Weah e come Gianluca Vialli, oltretutto è andato a segno. Tikva, è un peperino il giocatore israeliano, guadagna questo calcio di punizione e si fa anche male. Gamba corta, passo rapido per Tivka, ha messo fuori tempo Fresi che è entrato in ritardo colpendo in malo modo il giocatore israeliano. A terra il numero 9, Avran Tikva, 23 anni, ripetiamo israeliano, l'intervento in spaccata di Fresi. Tikva ha segnato 3 gol, 2 dei quali in Coppa UEFA quest'anno. Si è fatto decisamente male, rimane ancora a terra, qualche dubbio, qualche perplessità e anche qualche preoccupazione per Roy Hodgson. Gioco fermo, ci fermiamo anche noi. Il vero rum di Cuba è Havana Club, l'alma di Cuba. Rieccoci insieme, decimo minuto di gioco, sempre ai box. Tikva, calcio di punizione per Gürkan Sermeter, giocatore svizzero ma chiaramente di origine turca, disegna la parabola, libera di testa Dabo, poi Zanni tenta di tener vivo il pallone per il grasshopper, contropiede dell'Inter che si dispone molto bene in attacco. Ronaldo, attenzione in mezzo dove ci sono Zamorano e Iorgatos, più decentrato, può partire il sinistro da qui, dribbi, Iorgatos si accentra, gran gol! Iorgatos, 4-2. Giocatore che ha grande proprietà tecnica, un'azione che poteva essere viziata da uno stop forse troppo lungo del giocatore greco, poi invece due dribbling da attaccante pure, ecco, stop leggermente lungo, ha chiuso con un tunnel, ha chiuso di nuovo e poi col destro che non è certo il suo prede, un tiro non irresistibile. In verità Walker ha toccato palla, avrebbe potuto anche fermare il pallone, ma l'azione di Iorgatos è stata travolgente. E dunque 4-2 per l'Inter, Zamorano.
Pellegrino 49esimo, Iorgatos al 55esimo minuto. Per una bella Inter è soddisfatto finalmente Marcello Lippi, gran gol di Iorgatos, ricordiamo 27 anni il prossimo 31 dicembre, è nato alla fine dell'anno, ancora qualche problema con l'italiano per lui che viaggia, gira con un interprete personale, ricordiamo che è il compagno di camera di Ronaldo. Complimenti a Iorgatos che era già andato a segno nell'amichevole con Lecco. Obiorà ha davanti a sé Fresi, partita molto bella, viva Obiorà, cerca la battuta. Interviene Fresi e poi Coe libera, Zamorano non riesce ad arrivare dalle parti del pallone, dunque rimessa laterale già battuta da Zanni. Odel, 12esimo minuto di gioco, 4-2 per l'Inter che ha le mani sulla Winterthur Cup. L'autore del gol bellissimo del 4-2, Iorgatos, non trova compagni liberi. Stanno parlottando Fresi, West aveva dato l'avvio a quell'azione di Obiorà perdendo il pallone e ci sono sincronismi da limare, da mettere a punto fra Fresi e West. Ancora con le mani Iorgatos, questa volta raggiunge Sosa, attaccato da Zanni. Paolo Sosa, Taribo West, Coe, ancora West, Dabo, West. Fresi, palla in profondità, Odel decolla, la volée di Dabo e poi Fresi chiama in causa Fabrizio Ferron, ricordiamo tra i pali dell'Inter dal 46esimo minuto al posto di Peruzzi. Iorgatos taglia completamente il campo, West in verticale, Ronaldo lascia sfilare molto bene per Paolo Sosa, Ronaldo, Zamorano, il tacco a cercare Ronaldo, ancora Ronaldo, ci crede e fa bene, Ronaldo, in mezzo c'è Jugovic, va a cercare il pertugio per il cross, un po' di pazienza, palla in mezzo, Paolo Sosa, gol! Paolo Sosa e festa nerazzurra. Festa nerazzurra del gol in cui fino ad ora è mancato Ronaldo, forse il giocatore più in forma, il giocatore che ha caratterizzato questo grande abbraccio di tutta l'Inter al suo giocatore, a Ronaldo ritrovato. Questa azione travolgente del brasiliano ha dato via un gol stupendo. Non era facile per Sosa coordinarsi con la palla a un metro da terra, è riuscito a trovare l'angolino basso alla destra di Walker. Gran bel cross, ma soprattutto bella conclusione di Sosa, ottima coordinazione. Bravissimo Ronaldo, bravissimo Paolo Sosa e 5-2 per l'Inter e si sono alzati tutti in piedi, anche i tifosi delle Cavallette ad applaudire questa azione dell'Inter che sta veramente giocando molto bene. Sarà soddisfatto Marcello Lippi, soddisfatto anche Lele Oriali a bordo campo, possono entrare anche Panucci e Di Biagio, due giocatori che con piacere vediamo in campo, escono l'autore del gol Paolo Sosa e anche Usman Dabo. Sì, probabilmente vedremo Jugovic nel mezzo con Di Biagio, ora vedremo una difesa a 4, Panucci sta chiamando West, no, Panucci resta a destra, Iorgatos a sinistra e Di Biagio nel mezzo al posto di Sosa. E dunque si riparte dal 5-2 per l'Inter che, lo ricordiamo, perdeva 2-0 dopo 23 minuti di gioco e poi grande rimonta con Jugovic, la doppietta di Zamorano, i gol bellissimi di Iorgatos e Paolo Sosa. Entra in campo anche Cristian Panucci, con lui Gigi Di Biagio, due reduci dalla trasferta di Minsk della Nazionale Azzurra. A vuoto Fresi, forse c'era il fallo di Lovic, palla in mezzo, libera, pulisce l'area Iorgatos e allora ancora Fresi. Zamorano. Sì, ecco, Jugovic è andato nella posizione di Sosa, quindi Jugovic in mezzo dietro alle due punte con Coe centrale con Di Biagio, Panucci a destra a spingere. E potrebbe essere proprio questa la posizione futura di Jugovic quando il giocatore sarà al 100%, dunque un modulo 3-4-1-2 con Jugovic alle spalle, almeno questa sera, di Zamorano e Ronaldo. Con le mani Tikva. È calato moltissimo il Grasshopper, sente molto l'assenza in attacco di un giocatore importante qual è Stéphane Tsiakouissa, che abbiamo visto
in tribuna nel corso del primo tempo. È una squadra che non ha molta qualità, che ha giocato bene fin quando è rimasta equilibrata. Il primo tempo devo dire che la squadra di Oxon ha giocato molto molto bene, spazi molto stretti, ora ne sta concedendo di larghi invece, molto larghi alla squadra nerazzurra. Manca solo un gol, quello di Ronaldo, e c'è ancora mezz'ora di tempo, dunque rimanete su Rete 4. Colpo di testa di Jugovic nel deserto, può uscire Filip Walker, arrivato nel 1997, giusta l'inquadratura anche a Stéphane Chapuisat, ne abbiamo parlato prima, giocatore che proviene, ricordiamo, dall'esperienza in Bundesliga con il Borussia Dortmund, ha vinto tutto con la formazione giallonera, anche una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Domoro in anticipo su Tikva, Di Biagio, primo pallone buono per lui, subito in verticale per Jugovic, sale Panucci in profondità per Jugovic, ma Odel nasconde la palla per l'arrivo di Walker. Ed è questa la posizione ideale per il serbo dell'Inter, molto bravo a inserirsi negli spazi, sui movimenti a pendolo e di Zamorano e di Ronaldo, il giocatore numero 10 si sa inserire benissimo, è il suo posto ideale, la sua posizione preferita. Obiorà, ancora il duello tutto nigeriano con Taribo West, poi parte la palla in profondità di Di Biagio a cercare Zamorano, anticipato Sermeter, playmaker del gioco del Grasshopper, poi Felix Magro, Smiljanic in profondità a cercare Lovic, è in anticipo Fresi, gestisce molto bene la palla Fresi, la spedisce poi lontana ma in out, rimessa laterale subito battuta da Smiljanic, Lovic spalla alla porta, cerca Tikva, trova l'intervento in scivolata di West che secondo l'arbitro è falloso, dunque calcio di punizione, vediamo, o rimessa laterale, no, è rimessa laterale, non c'era dunque intervento falloso di Taribo West. Con le mani Smiljanic, poi Ass, Tikva, attaccato da due giocatori nerazzurri, cerca di superare West, l'israeliano Tikva, osserva il piazzamento dei compagni, pesca molto bene Magro! La traversa, anzi Sermeter, e poi il colpo di testa di Lovic, è stato Gürkan Sermeter l'autore di questo bellissimo tiro di prima intenzione al 18° minuto del secondo tempo, è il secondo legno colpito dal Grasshopper. Bravo Sermeter, coefficiente di difficoltà altissimo perché la palla era rimbalzata, era molto alta, tenere il pallone basso nello specchio della porta era veramente altamente difficile, Sermeter ci è riuscito con una grande coordinazione. Palla sfiorata da Fabrizio Ferroni, il pressing di Zamorano, poi anche quello di Ronaldo, West in intervento su Tikva, cerca di distendersi Obiorà, fa buona guardia Panucci, palla fuori, ci rivediamo tra 5 secondi. Solo per voi, Z-Line, il personal computer IBM. Indossatelo direttamente a casa vostra. Il vostro futuro, telefonate. 19 minuti del secondo tempo, 5-2 per l'Inter che riparte all'attacco con Jorgatos. Jugovic, si fa vedere Ronaldo, subito l'assist in profondità, ancora Ronaldo, ha un po' di campo a disposizione ma c'è anche Smiljanic dalle sue parti, in aiuto arriva Panucci, Ronaldo fa da solo, palla in mezzo, cerca la rovesciata volante Zamorano, l'intervento di Odel, riparte il Grasshopper con Ass, Zanni attaccato da Jorgatos, chiama in causa Walker, suo sinistro dalle parti di Domorò con la testa, con la testa anche Isabella, cerca di mettere un po' di ordine Sermeter, trova però Domorò, Jugovic è disponibile, riceve Zamorano, vicino a lui c'è Ronaldo voglioso di avere il pallone tra i suoi piedi, ancora Ronaldo, vediamo cosa combina Zamorano, non riesce questa volta il duetto, interviene Ass. Cercavano l'1-2 largo Ronaldo, anzi Zamorano, mentre Ronaldo si era avvicinato. Si distende Obiorà, è libero Isabella che riceve, Isabella tu per tu con Ferron, ancora Isabella cerca di incrociare col diagonale ed è bravo Ferron a chiudere. Ha aspettato troppo Isabella, doveva accelerare ed andare più vicino a Ferron, Ferron è rimasto in piedi fino all'ultimo, ha coperto bene la porta e parata da esperto portiere. C'è fuori gioco, giustissima la segnalazione del signor Martin Iseli di Ronaldo, calcio di punizione già battuto, mentre rivediamo l'occasione è capitata a Isabella, c'era Lovic a dire il vero libero a centro area, ha cercato la conclusione personale Isabella, l'autore ricordiamo del secondo gol del Grasshopper, è stato bravo Fabrizio Ferron che per la prima volta ha scaldato le mani. Jorgatos si allunga un po' troppo la palla, Isabella non riesce però ad intervenire, vince il contrasto di Jorgatos, poi perde palla Ronaldo e allora Magro, Tikva, elegante pallonetto di Magro, c'è fuori gioco, dubbio,
fuori gioco dubbio, perché è partito Tikva con a tempo, a mio avviso, ecco, colpo di sotto di Magro. C'era fuori gioco di Lovic qui al centro, ma in influente nell'azione di Tikva. Non era in offside. Non era in offside Tikva, l'israeliano. Riparte l'Inter con Yorgatos. Bel lavoro tecnico di Magro con il colpo sotto di sinistra. Molto bravo Felix Magro, ricordiamo, nazionale Under 21 agli ordini di Marco Tardelli, ha preferito la nostra nazionale a quella elvetica, per la quale oltretutto era stato convocato per un paio di volte nelle qualificazioni europee. Obiora, Tikva, un po' di spazio a disposizione anche per il grasshopper, accorre Fresi a salvare Domorò dall'uno contro uno con Lovic. Fresi, Yorgatos, Di Biagio, Coe, Ronaldo, Panucci, ancora Ronaldo. Non c'è pressing del grasshopper, l'Inter fa girare la palla con grande facilità senza opposizione. E allora cala un po' il ritmo di una partita fino a questo istante bellissima, ricordiamo 7 gol, 2 traverse, tantissime occasioni. Manca un gol, quello di Ronaldo, speriamo che arrivi quando siamo arrivati al 22esimo minuto del secondo tempo, dunque a metà della ripresa. Domorò, Jugovic, ancora il francese Domorò, Di Biagio, lascia sfilare Zamorano, Ronaldo, Di Biagio, di nuovo Zamorano, si propone Di Biagio, Jugovic, Yorgatos di prima intenzione, è in vantaggio Odel su Zamorano e poi Zanni perfeziona il disimpegno andando a cercare con un lancio in profondità Lovic. A buon gioco la retroguardia nerazzurra con Fresi, disponibile, riceve West. Sta rinunciando a giocar palla il grasshopper, cerca con palloni lunghi di avanzare, di conquistare campo, ma dovrebbe giocare maggiormente il pallone a terra per poter dare qualche pallone a Tivka e a Lovic, invitante. I piedi Ferron per Cyril Domorò, poi Di Biagio, si sgancia West. Ronaldo attaccato felicemente da Magro, poi As, palla per Obiorà, c'è in anticipo Fresi, va a pungere però Obiorà, e allora alleggerimento per Ferron, dalla parte opposta Domorò, si fa vedere Yorgatos. Decolla Odel su Zamorano, Obiorà. Non riesce a intervenire Magro, lascia continuare l'arbitro e dunque la Coea Panucci. In profondità cerca di distendere la corsa a Ronaldo, vince il duello Ass però. L'aiuto di Sermeter, Lovic è disponibile con la sovrapposizione Isabella, palla fuori, pubblicità per noi. È una bella Inter quella che stiamo vedendo all'Arturum di Zurigo, e dire che a Milano ci sono giocatori del calibro di Vieri, Moriero, Blanc e Simic. Baggio sta tornando dal Giappone, Zanetti e Recoba sono impegnati nelle rispettive nazionali, ma si stanno tutti comportando molto bene, soprattutto Zamorano che per poco non riesce ad arpionare la palla, bastava un tocco di destro per ritrovarsi a tu per tu con Valk. Ottimo comunque il movimento delle punte, Ronaldo incontro e Zamorano che parte in profondità, dovrebbe essere viceversa il movimento vista la gran velocità di Ronaldo, comunque ottima l'intesa non solo in questo frangente dei due attaccanti. Smiljanic, Magro, molto bravo Feliciano Magro, poi Smiljanic era riuscito a superare Fresi, conquista un calcio di punizione in zona d'attacco. Ricordiamo che il grasshopper è quarto nel suo campionato a 6 punti dal San Gallo, una squadra che ha grossi problemi in trasferta. Ricordiamo che Roy Hodgson, mentre seguiamo questo calcio di punizione, l'intervento di Hodel che si era sganciato. Ed ancora una disattenzione della difesa dell'Inter, Odel era da solo, nessun difensore nerazzurro gli era andato incontro. I pugni di Ferron, dicevamo, del grasshopper con Roy Hodgson che è arrivato a stagione in corso, ha preso le redini della squadra all'inizio di settembre,
mentre seguiamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo con la palla che finisce a lato. Nessun problema per Ferron, una nuova incursione di Odel che ha qualcosa da dire all'arbitro. Oxon ha preso il posto di Eghi, che a sua volta nella stagione scorsa era subentrato a Rolf Fringer. Qualche problema in panchina per il Grasshopper, non certo per l'Inter in un'ottica futura con Marcello Lippi da quest'anno trainer nerazzurro. Panucci in profondità per Zamorano, il duello con Zanni, ci crede e fa bene Zamorano. E allora avanzano anche Jugovic e Ronaldo che si mettono al centro, c'è il supporto di Georgatos. Di Biagio ha un buon tiro da fuori, prova il destro, sbaglia tutto. Cercava gloria anche Di Biagio dopo 5 gol della sua squadra, da circa 25-26 metri, colpito male, brutto il suo tiro. Non ci sono precedenti almeno ufficiali tra Grasshopper e Inter, c'è un amichevole del lontano 82, l'Inter vinse proprio qui contro il Grasshopper per 1-0. Chiedo ad Aldo Serena chi segnò il gol della vittoria. Casualmente lo fece io, ma casualmente proprio fu un gol abbastanza rocambolesco. Dunque Arthur che porta bene all'Inter anche in questa amichevole, che ricordiamo mette in palio anche un trofeo che sarà assegnato a fine partita. Ronaldo, la sua corsa, davanti a lui c'è Smiljanic, dovrebbe essere buon gioco per il brasiliano superare Smiljanic, non ce la fa, ci smentisce, palla fuori, rimessa in zona d'attacco, rimaniamo collegati per vederla subito. Ha provato Ronaldo la chiusura con il piede destro, non gli è riuscito anche perché è leggermente scivolato, col piede d'appoggio il sinistro. È battuta Panucci e poi Di Biagio, palla ribattuta, riparte Sermeter, Isabella, Zanni. Si distende l'esterno destro della difesa di Hodgson, poi Sermeter, ancora Zanni. Tikva, è disponibile, riceve Isabella, attenzione a Lovic solo in mezzo. Palla poi liberata di testa da Panucci, niente da fare per il Grasshopper, un altro tentativo che ha visto come protagonista Isabella. Panucci opportunamente aveva fatto la diagonale, ha tagliato nel mezzo ed era pronto col piede di testa. Applausi per l'Inter, Zamorano corre al centro a cercare di intervenire su questo traversone di Orgato, Zamorano! As! È un pallone quello calciato da Georgatos che ha il veleno per i difensori, traiettoria stranissima a rientrare, è difficilissimo da intercettare per i difensori che corrono all'indietro. Ecco che Zamorano aveva calibrato tutto benissimo, non ha colpito la palla bene però con il collo destro. Zamorano ha tracciato il solco centrale e Georgatos ha subito regalato un pallone d'oro al cileno, buono l'intervento in corsa, però As era lì in mezzo. Riparte l'Inter con Fresi, largo Panucci, generalmente viene schierato come difensore, uno dei tre difensori, quello di destra del pacchetto a tre dell'Inter, oggi gioca esterno di centrocampo, attenzione a Lovic, buona la rimonta di West che con un po' di mestiere e di spalla riesce a fermare l'attaccante norvegese. Sì, recupero col fisico di West che era stato sorpreso, non attento in fase difensiva, poi ha recuperato. West nel corpo a corpo è quasi invincibile, un giocatore che lavora molto con le spalle e con le braccia. Seguiamo Di Biagio, attenzione allo scatto di Ronaldo in profondità, subito servito da Di Biagio, l'uscita di Valker. Esplode il turbo, Ronaldo ha aperto tutto ma il pallone era troppo lungo. È bellissimo quando parte in quella maniera Ronaldo, è imprendibile, gambe potenti, le caviglie che spingono tanto, un atleta ritrovato. Nel frattempo West ha conquistato un calcio di punizione, forse anche una scarpata in faccia da un avversario già battuto, il calcio da fermo, Domero, Di Biagio, Fresi, Panucci. Zamorano subito di prima intenzione per Coe e lui stavolta in area, ancora Coe in mezzo, c'era Jugovic, Coe non poteva far altro che cercare una conclusione personale, poi alla fine è anche l'ultimo a toccare. Gran palla di Zamorano di destro in un inserimento per Coe, Coe ha aspettato e no, ha toccato il pallone. L'ultimo a toccare, in ogni caso è stato Smiljanic, però ha pasticciato un po' Coe che forse cercava anche un calcio di rigore improbabile. Tikva per Lovic, Lovic in area davanti a Ferron, Lovic a lato.
ha fatto tutto bene Lovic, è andato con grande velocità, ha condotto il pallone benissimo, poi di fronte a Ferron lo ha anche guardato, poi guardato il pallone, non ha trovato la porta. Leggerezza ancora di West nell'allineamento difensivo, deve lavorare molto il giocatore nigeriano. Occasione per Kjetil Lovic, giocatore di Falun, 27 anni, ex Brandbergen, si è presentato con queste credenziali, 55 partite con il Brandbergen, ben 39 gol, anche se questa sera ha visto pochissimo la porta. È pronto un cambio e sta per entrare Giuseppe Imburgia per l'Inter, un giocatore del quale si parla molto bene, un giocatore della primavera nerazzurra, ed esce applauditissimo e anche molto stanco Ronaldo. Sì, non ha fatto gol, ma ha fatto vedere le cose sue, la velocità, il dribbling, la fantasia, è un giocatore ritrovato. Vediamo dove si metterà in campo Imburgia, dovrebbe stare a centrocampo esterno sulla sinistra, mentre vediamo Ronaldo in panchina. Buona prova per lui, un altro test importante. Ronaldo che ha detto che vuole essere al massimo della forma per il derby di Milano che si giocherà tra due giornate, ma sicuramente chiederà a Lippi un posto da titolare anche per la trasferta di domenica a Venezia. E cominceranno i problemi per Lippi, perché tra Ronaldo, Zamorano e Vieri, cioè tre grandi giocatori, Vieri è anche... Obiorà, attenzione a Obiorà davanti a Ferron, ed è bravo l'ex santoriano Isabella, pallone ancora vivo per il grasshopper, disegna molto bene il cross, Obiorà, applausi anche per lui. Un meraviglioso gol in rovesciata, stupenda la sua coordinazione, ha calciato non solo con precisione ma con grande potenza. Ferron, nell'occasione del primo tiro di Obiorà, era stato fantastico, si era disteso bene, qui vediamo il cross perfetto e un gol da Cineteca. Bravissimo Obiorà, bravissimo. Gol ancora più bello da rivedere a rallenti, complimenti a Obiorà. Un giocatore che peraltro è stato schierato pochissimo in questa stagione da Eghi e da Hodgson, i due allenatori di quest'anno. È certo che con questo numero difficilmente gli toglieranno spazio nel prosieguo della stagione. Era stato abile anche a procurarsi l'occasione precedente andando in dribbling. Bravissimo Obiorà, ma dalla parte opposta c'è già Jugovic che chiede il pallone di ritorno da Zamorano, poi sbaglia il serbo ma rimedia in qualche modo Coe. Sale Pannucci, il colpo di testa di Odel a liberare la propria area, pallone ancora vivo per un Inter che attacca, sta vincendo per 5-3 in una partita molto divertente. Abbiamo visto numeri di spettacolo incredibili, l'ultimo firmato da Obiorà. Sì, solo Zamorano è in avanti, ora un centrocampo foltissimo, quello nero-azzurro, si inseriranno a turno Jugovic, Georgatos che gioca nel mezzo, come hai detto tu Imburgia è andato nella zona laterale sinistra, che era del Greco. Riparte l'Inter con Fresi, Domorò, partita che promette ancora spettacolo, amici di Rete 4, primo pallone toccato da Imburgia, subito in profondità per Jugovic, il colpo di testa di Odel, poi Zanni, ma soprattutto Sermeter a liberare. Fresi sormonta Tikva, calcio di punizione per il grasshopper. Si è un po' appoggiato, insomma, un fallo veniale. Mentre vediamo che è rimasto a terra un giocatore del grasshopper, gioco fermo, ci fermiamo anche noi mentre sta per entrare Nello Russo. Linea alla regia. A calo non rinuncio mai. In farmacia. Rieccoci insieme, applausi anche per Vladimir Jugovic mentre si sta riprendendo Smiljanic qui inquadrato, sta uscendo dal campo Jugovic, entra Russo al suo posto, tocca a te Aldo giudicare la prestazione dell'ex Atletico Madrid. Ma è una tappa di avvicinamento alla miglior condizione quella di Jugovic, una partita che è stata segnata dal suo gol, un bel gol per tempismo e per scelta di inserimento, non è ancora il grande giocatore che tutti conosciamo, però ha preso confidenza con il calcio ad alti livelli. Lovic per Zanni che va via Imburgia, poi invece non riesce a superare Domorò e allora Georgatos, Imburgia aumenta il numero di pelati con la maglia dell'Inter in campo. A questo punto abbiamo Georgatos, Di Biagio, Imburgia e anche Russo. Panucci, primo pallone toccato da Russo,
Lo gestisce molto bene, in Burgia, detta il passaggio Georgatos, fa da solo in Burgia e fa partire sul sinistro. Walker combina un mezzo pasticcio, per fortuna non dei suoi difensori la palla riesce ad essere allontanata. Non si è fatto pregare in Burgia, come ha visto la porta, ha calciato con grande forza. Tikva in velocità, va via West che poi rimonta, l'aiuto di Fresi in scivolata e può ripartire l'Inter. Di Biagio, lancio in profondità per Zamorano, è disponibile, riceve Georgatos, da questa parte disegna molto bene il cross, Walker questa volta fa su il pallone. Bravo Walker ad uscire, la palla questa volta di Georgatos non era perfetta come al solito, lo sa calibrare benissimo il cross da sinistra. Errore di Fresi, Lovic, Tikva, bravo poi Fresi a dettare la linea con West e Domoro, si salva l'Inter con la tattica del fuorigioco. Sì, ed era l'unica scelta obbligata a quel punto, si è fermato Fresi giustamente, l'unico modo per fermare l'azione del grossopper era quello e scelta giusta. Rivediamo nel frattempo il tiro di Imburgia, giocatore che tra l'altro ha segnato per ora l'unico gol dell'Inter nel campionato primavera nell'1-1 contro il Chievo. Mentre è entrato nel grasshopper anche André Muff, il numero 26 al posto di Zermeter. Dunque numero 26 Muff al posto di Zermeter. Seguiamo Di Biagio, largo per Panucci. Poi Zamorano, Georgatos che spazia tutto campo in questa nuova Inter. C'è fuori gioco di Russo, calcio di punizione già battuto da Smiljanic, poi Magro viene attaccato. Ma riesce a evitare tre giocatori dell'Inter, molto bravo Felix Magro, in profondità per Tikva, palla troppo lunga, West, Ferron, dalle parti di Russo, colpo di testa, l'anticipo di Odel su Zamorano, poi il pallone in profondità, in Burgia dalla parte opposta, Isabella, Tikva, ancora Tikva, Lovic sul filo del fuorigioco, Isabella, palla in mezzo e con il petto Panucci serve Ferron. Pur essendo molto giovane gioca con grande esperienza Panucci, molto stanco anche degli impegni azzurri, l'ex del Real sta tenendo la posizione con grande accortezza. In Burgia pesca molto bene Georgatos che però non riesce ad agganciare al volo la palla, parte allora Haas, Smiljanic lascia sfilare il nuovo entrato Muff, ma alle sue spalle non c'era Lovic bensì Taribo West. Panucci in profondità per Zamorano, il duello con Haas, ancora Zamorano, si prolunga la sfida tra i due, ottimo l'inserimento di Coe, palla in mezzo per Russo e c'è l'anticipo provvidenziale di Odel. Zamorano sta giocando come da manuale, ha aperto sulla sinistra, ha tenuto il pallone, ha dato la palla a tempo giusto a Coe fra due difensori, bravissimo. Ancora Coe va a cercare il pertugio per il cross, in mezzo c'è Russo, Coe libera Zanni, ancora dalle parti del francese, l'aiuto di Panucci, rimessa laterale in zona d'attacco per l'Inter quando mancano meno di 7 minuti al 90esimo, ricordiamo il parziale 5-3 per i nerazzurri all'Arturm di Zurigo contro il grasshopper di Roy Hodgson. Zamorano, Fresi di prima intenzione, Georgatos in posizione centrale, più largo c'è Imburgia, palla in profondità per Russo, Odel si salva il nazionale svizzero e si merita anche qualche applauso, poi sbaglia tutto, manda al diavolo anche i suoi compagni. Imburgia per Di Biagio, facilità di calcio di Imburgia, reattività, parte sul numero 15 sulla sinistra e non lo vede Di Biagio. Di Biagio, bellissima la palla in profondità per Zamorano ed è stato provvidenziale l'intervento di Haas in scivolata. Bella l'idea di Biagio, aveva due opportunità a sinistra per Imburgia e nel mezzo per Zamorano. Sale l'urlo Inter-Inter, 40esimo minuto di gioco, inquadrato Bent Haas, uno dei difensori del grasshopper. Dalla bandierina invece c'è pronto Imburgia, Giuseppe Imburgia, 19 anni, palla in mezzo, libera la difesa. Isabella, ancora Isabella, Muffa anticipato da Domoro, West, Georgatos rientra dal fuorigioco, Zamorano in profondità per Russo, non può arrivarci. Sì, palla anche dosata bene da Georgatos, Russo non è partito a tempo, un giocatore dalle lunghe leve, non è rapidissimo e il pallone è andato sul fondo. Obiorà con la testa,
Fresi in anticipo, Panucci chiede il pallone di Biagio, parte il lancio in profondità per Zamorano in difficoltà, Tikva, ancora Tikva, Magro, c'era forse fuori gioco di Muff, fa continuare il guardaline, Domoro anticipa Muff, poi West spedisce lontano, Zanni ci prova il grasshopper, ultimi minuti di gioco, Isabella, ancora Isabella, si accentra, Tikva, Tikva non trova Lovic per l'intervento di Domoro che è cresciuto nel secondo tempo. Sì, più concentrato, più attento e forse anche più disinvolto. Ha giocato la prima parte teso, molto teso l'ex del Marsiglia. Fresi. Domoro in Burgia. Ecco Jorgatos. Ancora Taribo West. Domoro. Jorgatos e Di Biagio, riparte l'Inter dalla parte opposta con Panucci, attaccato da Obiorà, l'ex giocatore del Real Madrid si accentra, poi Di Biagio cerca di mettere un po' d'ordine, sbagliato il passaggio in profondità, ma poi palla buona ancora per l'Inter e di nuovo in profondità per Russo, l'uscita tranquilla di Walker. Attento Walker, era salito con anticipando i tempi della battuta di Di Biagio. 5-3 per l'Inter, ricordiamo siamo al 42esimo minuto di gioco, colpo di testa di Panucci, poi Di Biagio, Zamorano, Odel, Tikva, spazi a disposizione per le cavallette, Zanni, Lovic in zona cross, calcio d'angolo, ci fermiamo per 5 secondi. Noi della Weber sappiamo fare una sola cosa, ma la facciamo benissimo. Weber, specialisti in Würstel. Ferron tra i pali, dalla bandierina abbiamo visto Tikva, poi Lovic, ancora buono per il cross di Tikva, parte il traversone, libera la difesa e poi Jorgatos può cercare di confezionare il disimpegno, non ci riesce, perde palla dall'attacco dell'israeliano. In profondità, Isabella in zona cross, va a chiudere in Burgia, la palla esce, fallo laterale, lo vediamo tra 5 secondi. Ciao caffè, ogni momento è buono. C'è stato un intervento in scivolata di Domoro per un altro tiro dalla bandierina. Lovic e Taribo West a centro area, Tikva è pronto a disegnare la parabola, parte l'israeliano, palla bassa, ha liberato la difesa nerazzurra, ancora il grasshopper, buon finale della formazione svizzera che deve rimontare addirittura due gol, Zanni, palla alta in profondità per Magro, spostato questa volta sulla destra, ancora Magro, sempre molto bravo nel gioco di palla Felix Magro, poi in Burgia. Jorgatos chiede la palla a Zamorano, Jorgatos preferisce cercare dalla parte opposta qui ma sbaglia tutto, Obiorà, Magro, Obiorà va in sovrapposizione e riceve, ancora il nigeriano punta l'area, poi Muff in zona cross, sbaglia tutto. Spazi per il contropiede nerazzurro, parte Panucci, vede la possibilità di far male ed ecco che la palla in verticale. Bellissima la palla in profondità per Russo. Al centro c'è Zamorano, palla altissima, troppo alta per il cileno e allora può liberare Zanni. Domoro, attaccato da Lovic, ancora Domoro che si complica la vita, poi riesce in qualche modo a salvarsi. Allora Di Biagio, vediamo se verticalizza l'ex romanista, ci prova, chiede la collaborazione a Russo, Zamorano, Russo, ancora Russo, Jorgatos. Parte il traversone, Zamorano in corna e la parata di Walker. È stata opportuna la trattenuta di Smielic su Zamorano perché aveva tagliato benissimo, come al solito, movimenti perfetti in area di rigore del cileno, si intende occhi chiusi con Jorgatos, palla sul secondo palo, c'era già, Zamorano c'era già, la spinta leggera di Smielic lo ha messo un po' fuori tempo e non è riuscito a colpire di testa con grande forza. Inquadrato Ivan Zamorano, prestazione molto positiva per lui, ricordiamo i due gol segnati dal cileno e c'è da dire che Jorgatos disegna i cross perfettamente.
qualcuno l'ha ribattezzato il Beckham italiano per come l'Italia. Beh, anche se il settore è opposto, ma nella tradizione nerazzurra Breme da quella fascia sapeva crossare il mezzo con grande pericolosità. Georgatos è un suo degno erede. Palla in profondità per Muff, attaccato da Domoreau. Ancora Muff che conquista un calcio d'angolo per l'ultimo tocco dell'ex giocatore dell'Olympique Marsiglia. Abbiamo superato da una decina di secondi il novantesimo, tra poco l'Inter metterà le mani su un trofeo, la Winterthur Cup. Tikva dalla bandierina, parte il traversone, ha liberato la difesa e poi Georgatos riesce a trovare Zamorano, si fa vedere Coe che ancora benzina, incredibile Benoit Coe, grande faticatore di centrocampo. Russo, buona opportunità per mettersi in mostra, ancora Russo entra in area, poi addirittura Taribo West e Zamorano. Grazie. Che dice a Taribo West, potevi tirare tu. Beh certo, Russo gli ha dato un pallone invitante, West invece ha stoppato la palla, l'ha stoppata male, poi ha cercato di dare palla a Zamorano, doveva cercare la gloria personale, il tiro a rete. Tikva conquista un calcio di punizione per il fallo di Georgatos, lo batte subito Muff e questa volta è bravo Domoreau. In ritardo con l'unghia ha toccato palla perché si era allineata male la difesa nerazzurra, non è molto attenta su questi palloni in verticale. Comunque sotto il piatto atletico Domoreau è riuscito a fare una cosa encomiabile. Riparte l'Inter con Di Biagio, Russo in Burgia, bravi Russo e Imburgia. Burgia si è presentato con grande personalità in questa partita, subito al tiro a rete, un tiro velenoso, ha tenuto bene la posizione con doti che pochi giovani hanno. Tikva evita l'attacco di West, è disponibile, riceve Isabella, cerca di andare in sovrapposizione Zanni, eccolo qui, ancora Zanni, prova il cambio di marcia, palla in mezzo, la testa di Domoreau. Rimessa laterale, lascia uscire il pallone Zanni, subito con le mani per Magro. Ultimi istanti di gioco. Zanni. Tikva, l'anticipo di Domoreau, poi la collaborazione che non c'è purtroppo di Imburgia. Domoreau, il duello con Tikva. Si salva il giocatore di origini ivoriane e poi Imburgia. Zamorano con il tacco. Non ci arriva Di Biagio, Obiorà allora, ancora Obiorà, Obiorà cerca la solo, West frena l'avanzata e poi Panucci preferisce saggiamente mettere in calcio d'angolo. Quando parte Obiorà a 2000 all'ora, ha grande possesso palla, grande coordinazione nel mantenerla e riesce a dribblare con grande facilità, passo corto e brevilineo molto rapido. James Obiorà, 21 anni, nigeriano, reduce da un'esperienza di 3 anni all'Anderlecht in Belgio, ora cerca fortuna qui in Svizzera. Isabella, destro, Ferron. E finisce la partita con gli applausi del pubblico che si è molto divertito, ci siamo divertiti anche noi, si è divertito Marcello Lippi, forse un po' meno Roy Hodgson. Risultato 5-3 per l'Inter, tra poco le mani sulla Winterthur Cup su Rete 4, per il momento linea alla regia. Taribo West, la temperatura si è leggermente abbassata qui all'Artum di Zurigo. Ecco la Credit Suisse Winterthur Cup che l'Inter ha conquistato battendo 5-3 il Grasshopper. È stata una partita molto bella ed ecco Ivan Zamorano, capitano dopo l'uscita di Ronaldo, che riceve i complimenti del presidente della Winterthur e alza questo primo trofeo stagionale dell'Inter. I tifosi nerazzurri sperano che sia di buon auspicio, Aldo. Beh, di buon auspicio è sicuramente, perché i tifosi nerazzurri hanno visto Ronaldo in crescita, non un Ronaldo in grande condizione con la sua ormai famosissima velocità e rapidità di esecuzione. Zamorano ormai è una sicurezza e Jugovic, altro osservato speciale di questa sera, ha dimostrato che piano piano sta entrando in forma. Un'ottima Inter sotto di 2 gol, alla fine ricordiamo ha vinto 5-3, gol di Jugovic, doppietta di Zamorano, Georgatos e poi anche Paolo Sosa. Il migliore in campo, Aldo? Ma migliore in campo Ronaldo, anche se Zamorano ha fatto delle grandi conclusioni, bei gol, ma Ronaldo è stato quello che ha dato il là a molte azioni importanti. Inflessibile la polizia svizzera con l'unico invasore di campo che voleva festeggiare con Zamorano e compagni la vittoria di questo trofeo. Guardate la folta rappresentanza nerazzurra, tantissimi spettatori per una partita
diciamo ancora una volta molto divertente. Risultato finale Inter 5, Grasshopper 3. Grazie ad Aldo Serena, grazie ad Alessandro Carcano per la collaborazione tecnica, ad Alberto Brandi. Buona serata a tutti su Rete 4.